Oggi vi presentiamo un nuovo cane che aiuteremo, o almeno ci proviamo. Un volpino che viveva libero non lontano dal canile comunale di Laterza, libero dopo l'intervento di sterilizzazione con successiva remissione sul territorio. Purtroppo, come spesso accade ai cani che vivono per strada, gli è capitata la cosa peggiore: è stato investito. Ed è stato investito proprio nel periodo delle feste. Forse il fatto che hanno sparato i botti lo ha spaventato e per questo è finito sotto le auto, non sappiamo. Lui è sparito per un po', chi lo accudiva non lo vedeva da un po' di giorni, poi ci ha chiamato poco prima dell'Epifania e ci ha detto che il piccolo era tornato con le zampe non solo gravemente ferite con delle lesioni pazzesche, ma era anche impossibilitato a camminare normalmente. Camminava carponi. Subito gli abbiamo detto cosa fare, doveva chiamare i vigili, ma questo signore non se la sentiva di avviare la procedura e così una volontaria si è recata lì sul posto, ha visto le condizioni del cane e ha chiamato lei i vigili. Cosa fanno poi i vigili quando vengono interpellati? Chiamano l'ambulanza veterinaria, quella convenzionata con il comune. E così il piccolo volpino è stato portato in clinica veterinaria. Una volta lì, niente, noi dovevamo soltanto attendere. Certo, le condizioni erano veramente critiche, quindi ci aspettavamo una brutta sentenza. E in effetti così è stato. Il primario della clinica ci ha detto che una zampa andava amputata. Allora noi abbiamo capito che purtroppo con gli animali randagi non si possono avere le accortezze che si hanno con gli animali di proprietà. Il motivo per cui volevano amputare è che alla zampa questo piccino ha una bruttissima infezione e se facevano l'intervento con l'impianto, solo il fatto di avvitare nell'osso avrebbe introdotto dentro l'osso tutti i batteri dell'infezione. Alla fine la zampa sarebbe stata comunque amputata e quindi volevano, ecco, subito passare all'amputazione. Noi vogliamo dare una possibilità a questo piccolo, vogliamo dargli una possibilità facendolo guarire prima dall'infezione e poi valutando in un secondo momento l'intervento. Per fare questo lo abbiamo preso in affido temporaneo e lo abbiamo portato a casa di una volontaria che si occuperà delle cure, delle medicazioni, dell'antibiotico, di tutto, fino a quando poi non faremo l'intervento e speriamo che si possa fare, speriamo. La nostra preoccupazione è che anche la zampa dove non c'è frattura, lui non la usa, lui cammina proprio a carponi, come nel video che vi abbiamo mostrato. Quindi niente, non ci resta che sperare, però una possibilità gliela volevamo dare, povero piccolo. Lui adesso ha dolore, sta così, è buonissimo, si lascia fare facilmente le medicazioni, però sarà molto impegnativo tenerlo. Allora, lui non ha un nome, ma i bambini di questa famiglia hanno espresso il desiderio di chiamarlo come un personaggio di un videogioco e lui sarà tipo timido. I bambini hanno deciso che si chiama tipo timido. Povero amore, e così lo chiameremo e speriamo che l'amore dei bambini gli porti fortuna. E niente, e oggi inizia questa nuova avventura. Speriamo di salvarlo, speriamo di dargli una possibilità. Piccolo. Speriamo bene. Buona fortuna.